titolo agli Stati Uniti proprio nella gara d'apertura di questi campionati mondiali. È stata seconda nello slalom speciale, battuta dalla Schneider per 12 centesimi, però la Schneider ha dovuto fare dei miracoli autentici per avere ragione la sua grandissima rivale. Tamara stacca moltissimo, fin dalle prime porte, molto determinata la ragazza americana, diciamo tutto il tipo degli americani, a dire il vero, non molto, anche oggi, c'è una giornata di lavoro, è tutto per lei, buona comunque la sua azione, già subito in vantaggio al primo intermedio, rispetto alla Maya Roper che l'ha preceduta, è più rapida nell'inversione di spigoli a fine curva, nessuna sbavatura da parte sua, buono tutto il suo percorso, vedete come le ragazze stanno meglio che non vanno per la combinata, appunto perché l'entrata di neve fresca ha subito il ghiaccio sulla pista. Nettamente più veloce Tamara Machini, che sul tracciato già stata medaglia di bronzo ai campionati mondiali del 1987 a Crans-Montana, medaglia d'argento a Calgary l'anno scorso dietro la Schneider, è stufa dei quarti posti in questa stagione, anche nello slalom speciale in questa stagione non è riuscita a vincere, è stata seconda a Melau e due sesti posti a Altenmarck e a Grindelwald, è stata terza nello slalom speciale della combinata, dovrebbe essere in forma molto buona in questo momento. Partita molto bene Matea Svezza, attacca molto, è sempre in anticipo sulle porte, non gratta, quindi brava Matea, molto bene il suo passaggio, benissimo Matea, l'abbiamo vista attaccare fin dall'inizio, è in una forma splendente oggi, riesce a tenere bene, molto brava, esce molto bene, vedete che rapidità di cambio da uno sia all'altro, riesce sempre a essere in anticipo anche in questa porta molto lunga, brava Matea, molto bene, bravissima, 44.02, praticamente sullo... Franny Schneider, la grandissima Franny Schneider imbattuta in questa stagione nello slalom speciale, 5 vittorie su 5, più la vittoria anche nello slalom della combinata qui a Beaver Creek, poi battuta nella discesa libera dalla Machini, che si è aggiudicata davanti a lei la classifica della combinata. Grande classe della Franny Schneider come al solito, pulita, rotonda anche nella parte di questo muretto, nella parte alta del percorso, vediamo adesso l'intermedio, ha rallentato un attimino, infatti si vede 71 centesimi, ha rallentato proprio dopo le prime 10 porte, si vedeva chiaramente, l'ha preso lì, che adesso ha ricominciato la sua azione abbastanza fluida, ma Frisai c'è da sta parte abituato delle prime manche molto lente a attaccare la seconda mancia, non è che vada velocità, adesso ha recuperato, vedete la velocità degli arti inferiori, però si distacca il colpo 1.47 addirittura per Frenis, lei essenzialmente, vedete se avete coordinato. Ottava dopo la prima man soltanto Franny Schneider, 1.47 il suo ritardo dalla Machini, a 61 centesimi dalla terza in classifica e quindi dalla zona medaglie, nello slalom della combinata dopo la prima manche perdeva dalla Machini 1.17, riuscì a fare una splendida seconda manche a rimontare per l'ennesima volta in questa stagione, imbattuta ancora in questa stagione nello slalom speciale, potrebbe essere la sua prima sconfitta, vediamo come si comporta nella seconda prova. Più decisa che non nella prima parte, che non è la prima prova, questo è chiaro, deve correre per recuperare un minuto, un secondo e 47, è sempre la solita prendizia, però ci sembra che sia un po' più troppo anche lei sulla gamba esterna in certi passaggi, è venuto fuori molto bene in questo passaggio, 21-1.43 di vantaggio, ha sbagliato un passaggio quando è stata troppo sulla gamba esterna, vediamola in questo nuovo punto. Gira benissimo, niente da dire. Attenzione che gli intermedi 47-95 ce la fa tranquillamente. 46-04 nella seconda manche, vedremo a che cosa. È difficile stabilire il colore perché ha fatto un tempo che è di 9 decimi inferiore a quello della Tuartò, che non è lasciato male, e ha fatto anche un piccolissimo errore. Attenzione ai tempi intermedi che vedrete poi uscire. Sono i tempi di riferimento, i distacchi, non sono relativi alla mancia in corso, ma relativi al terzo tratto di percorso, quindi si sa la sommatoria, il 21-28 non è il migliore intermedio, bensì è la sommatoria dei tempi relativi a quelli della Schneider. In questo momento la Mayer ha 68 centesimi di ritardo dalla Schneider ed è uscita. È uscita la Mayer, fuori la Mayer, apparsa delusa in questa sua immagine in primo piano che abbiamo visto qualche istante fa, passa un'altra austriaca, Ingrid Salvenmoser. Salvenmoser in questa stagione, due noni posti,
a Maribor e a Melau, però un exploit a Courmayeur con il terzo posto e con il miglior tempo di seconda mano. Qui è sesta dopo la prima prova, 1.36 dalla Macchini, un vantaggio sulla Schneider di 11 centesimi. Ha fatto degli errori nella prima parte del percorso, è in ritardo in tutte le porte, ha già perso un secondo sulla Schneider dopo 20 secondi di gara. Deve cominciare a pensare che non sarà facile nemmeno per Macchini e Svezia battere la Schneider in queste condizioni. Vediamo, dovrebbe fare 46.15 per battere la Schneider, o almeno per mettersi alla pari con la Schneider in classifica. 47.23 in seconda finish, dove naturalmente non riuscì a piazzarsi nella prima posizione. Poi il campionato mondiale dell'85 è 14esima, nell'87 quinta, e i giochi olimpici dell'88 ancora quinta nello slalom, dove ha sprecato una grossa occasione il gigante, le manca insomma ancora una medaglia. Questa stagione è andata molto bene in un paio di occasioni, a Courmayeur seconda, beffata per un niente da parte della Schneider. A 48 centesimi di distacco dalla Schneider, ricordiamo che è anche una bella sciatrice, oggi va via abbastanza rapida da uno sci all'altro, sia col baricentro abbastanza alto, ovviamente lei che sia abbastanza seduta, però non è la Schneider in questo passaggio. È vicinissima alla Schneider, a 11 centesimi, 22.53. Però ha perso il totale, quindi a 56 centesimi, ha già perso nei primi 22 secondi, e questo sta a testimoniare che rischia Blanca oggi di fare la cosiddetta medaglia di legno e arrivare quarta. Vediamola la Blanca se riesce a battere il tempo della Schneider, 46.78 per 26 centesimi. E la Schneider come massimo obiettivo può porsi ora la medaglia di bronzo. Stando ai tempi conseguiti in questa seconda manche, vedremo ora le prime quattro dopo la prima manche come se la cavano. Annette Gersh, tedesca federale, 23enne, in questa stagione miglior risultato a Melau in settima posizione, che è in assoluto il suo miglior risultato. In gara di Coppa del Mondo, dopo la prima manche, in quarta posizione a 95 centesimi dalla Macchini, con vantaggio sulla Schneider di 52 centesimi. Ma non mi impressiona particolarmente una Gersh in questo passaggio, vediamola nelle curve più angolate, non male ma non nemmeno tanto veloce, è abbastanza lenta, infatti ha già perso un secondo dalla Schneider nei primi 22 secondi, niente da fare, vedete questa ragazza si è abbastanza bene, però non è rapido nel passaggio da uno sci all'altro, forse nella prima manche ho potuto godere del numero 6 di partenza, vedete è lenta nel cambiare anche lei da uno sci all'altro, e ha difficoltà e quindi ben difficilmente, non ce la fa assolutamente, e passa dietro anche la Blanca Fernandez. Gersh perde molte posizioni dopo il campionato mondiale di gigante, questa stagione una straordinaria continuità di risultati, seconda a Maribor, terza a Grindelwald, quarta a Altenmark, in quinta posizione a Melau. Quale miglior piazzamento in assoluto per lei? Vale ancora lo slalom speciale di Flüri nell'87, il secondo posto. Vediamo se la Mayrhofer nella prima manche era stata favorita solo esclusivamente al numero di partenza, infatti è contenuto il suo ritardo in solo 86 centesimi di secondo dalla Macchini, e ha cominciato già a sbagliare alle prime porte, si sta riprendendo abbastanza bene, però è sufficientemente statica, non ha un cambio di peso rapidissimo, aveva un vantaggio di 61 centesimi sulla Schneider, ha già perso tutto, ha perso un secondo e 40 dalla Schneider nella prima parte del percorso, lenta, arriva proprio in ritardo in ogni porta, quindi la Mayrhofer è stata favorita nettamente dal numero uno di partenza dalla prima manche, è chiaro da quanto si vede in questa seconda manche, non riesce a recuperare a sufficienza, adesso ha mollato un pochettino di finisci sul filante come tutti gli austriaci, però niente da fare. 47.93, addirittura fuori dalla zona medaglie, fin da questo istante, quindi già presente ai campionati mondiali dell'85, giovanissima, 15enne, 13esima nel gigante, poi ai campionati mondiali dell'87 addirittura 3 medaglie, la medaglia d'argento nel gigante, le medaglie di bronzo nello speciale del Super G ai giochi olimpici dell'88, l'anno scorso a Calgary, seconda dietro soltanto alla Schneider. In questa prima manche ha fatto 4 centesimi dietro alla Schneider, alla Macchini con vantaggio di 1.43 addirittura sulla Schneider. Partita in una maniera abbastanza azzardata, qui si sta mettendo posto perché sta portando avanti il busto, rapida come al solito per le gambe per quanto riguarda la parte inferiore, buono questo cambio, buona, vediamola adesso, buona, è sempre rapida,
Vediamo, hai addirittura 1.057, però significa che ha già perso 9 decimi dalla Schneider nella prima parte del percorso, quindi si fa difficile anche per lei riuscire a stare davanti alla Schneider. Vediamo adesso, buona in questo passaggio, buona, non male, ha perso moltissimo dalla Schneider nella parte iniziale, però adesso semmai sta recuperando un po' nella parte finale. Vediamo, ce la fa! Ce la fa ed è prima per 61 centesimi, 46,86 il trofeo stagionale della Schneider, quindi l'imbattibilità della Schneider termina qui con la McKinney che si sta concentrando, sta cercando la concentrazione giusta per ottenere la sua seconda medaglia d'oro dopo quella conquistata nella combinata. McKinney che può giocare 4 centesimi di vantaggio, un niente sulla Svet dopo la prima manca. Ha perso 8 decimi nella prima parte del percorso la Svet, la Schneider ha dato veramente forte la prima parte, partita fortissima però anche Tamara McKinney, grandissima gara tra i tre migliori slalomiste del momento. Vediamo adesso sul passaggio dalle curve un pochettino più angolate, è sempre buona, tira abbastanza bene perché è sufficientemente leggera e quindi non sbanda, rapido il suo passaggio da uno sci all'altro. Adesso vediamola, vediamo l'intermedio. Ha un centesimo di differenza fra lei e la Svet, cara al parossismo, ha sbagliato leggermente la McKinney. Adesso vediamo, ricordiamo che la Svet è andata fortissimo nella parte finale. Gara spasmodica veramente tra la Svet e la McKinney. Ha grattato un'altra volta, forse Matteo ce la fa. Speriamo, adesso vediamo. Arrivo allo sprint, McKinney. Campionessa del mondo! È terza McKinney. Bravissima Matteo, campionessa del mondo. Un minuto di silenzio.